Nick, tu sei aperto? Sì, è successo ieri sera. Ma oh, che cosa è successo ieri sera? Non lo voglio sapere, non me lo dire. Io intendevo aperto di mente, Nick. Ah, è ovvio, anche quello. Anche quello, ok, va bene. Insomma, non volevo sapere bene cosa è successo ieri sera, però praticamente oggi dobbiamo ritornare un attimo seri, Nick, perché c'è la serie SCP. Abbiamo questi nuovi zainetti che per fortuna ho preso. Bellissimi. E praticamente, oddio mio, cosa devo fare adesso per riprenderlo? Vabbè, niente, ci serviranno, saranno i nostri compagni d'avventure. Adesso vieni con me perché praticamente, non voglio sapere che cosa tu abbia fatto al mio laboratorio. Non voglio saperlo, Hanno solo interrotto per sbaglio un blocco. ok? Va bene, dopo facciamo i conti, vedete? Ma Ma solo dopo, come? solo Ma l'ho dopo. riparato. Solo dopo facciamo i conti. Intanto però ritorniamo seri, ripeto, perché sennò qua non ci... Non, poi dopo non viene... Cioè insomma è brutto, no? Anche perché poi qua ci potrebbero ammazzare da un momento all'altro. Allora, questo albero mi ha spaventato. Praticamente devo andare da questa parte. Io mi ricordo che la cella sia da questa parte, appunto. Guarda, Nick, sinceramente non so nemmeno cosa aspettarmi. Io vedo che là sopra c'è direttamente il pianeta innevato. Tu cosa dici? Perché ti sei già addormentato, vedo. No, no, ci sono. Devo dire che quel pianeta innevato là è molto bello, comunque. Allora, è bello? Sì, certo. Però, insomma, è anche molto misterioso tutto questo. E comunque, guarda, ho detto cella all'inizio, ma non volevo dire cella, perché praticamente io camminando qua in giro, appunto, per trovare delle celle, mi sono imbattuto in una cosa molto strana. Che però In che adesso cosa? vedremo. In che cosa? È una cosa molto particolare che non c'entrano con le celle. Adesso capirai bene perché praticamente qua in giro, io ora non so esattamente dove, però qua in giro circa. E c'è davvero una cosa strana che però io non me la spiego perché diciamo nei mondi Ah, per SCP. esempio cosa? Cosa è? Eccola, l'ho trovata. È un letto. Come vedi, con una radio intorno. Allora, la radio è la classica radio SCP che però dovremmo spegnere perché sta già rompendo le... come si spegne? Sta diventando Non sempre lo più so, forte, ok. spacchiamo. Sì, vai, bravo, spaccala. Vabbè, io direi di però mettere la porta al gang. Comunque si sente un casino. Io dormo perché praticamente questo dovrebbe essere un mondo. Ecco, Ma esatto. dove sei? E sono. Vi Scomparso. esatto, vieni co qua con me. Arrivo. Oddio mio. Mi sa Nick che non funziona però la porta al gang qua. Non funziona. Forza, pa oh, parla però, sveglia. Ci sono, No, non ci sei perché non parli. Allora, praticamente questa dimensione è molto particolare. Perché, vediamo, è tutto quanto grigio prima di tutto. E poi è pieno di laghi di c'è qua lava. Ma io il letto, aspetta, guarda, c'è qua il letto a mezz'aria. non lo vedo, che letto dici? Eh sì, tipo vedo metà del letto, quello là che ci ha portato Sì, qua. mamma mia, se sei brava a parlare. Nick, scandisci bene le parole, stai tranquillo. E parla bene, per favore. No, sono tutto agito perché questa qua è una dimensione strana, tutta piena di lava. Lo so che è tutta piena di lava, tutta quanta strana, diversa dal solito. Infatti adesso dobbiamo andare a controllare e ad esplorarla. Praticamente è molto... Oddio mio. Per un attimo mi sono visto cadere nella lava e ci ho visto nero praticamente. Allora, devo dire, è molto diverso dalla classica serie SCP. Cioè nel senso, noi non stiamo solamente esplorando gli SCP e appunto, non stiamo semplicemente vedendo dei nuovi SCP e tutto quanto. Oddio, questi fiori fanno... rompono. Molto male. Fanno male, fanno male. E praticamente tu sai, no, che in questa serie praticamente noi dobbiamo intrappolare gli SCP nei pianeti. E in Ho questa... capito, ma se quell'SCP è un letto, è molto più facile da contenere, ma cioè che SCP è? Qual è? È una Cioè, è cosa... semplicemente un letto che ti porta in questa dimensione, basta. Esatto, è una cosa molto più particolare di quanto si possa credere. Ma prima di tutto questo è anche un legno diverso dal solito, come puoi ben vedere. Ne Infatti, prendo uno. vediamo che tipo di blocco mi dà. Ok, prima di tutto si chiama... Oh santo, cioè, si chiama legno morto. Morto. Sì, esatto. E quindi questo non mi fa ben sperare, anche perché non so sinceramente che cosa aspettarmi da questa dimensione, Nick. E non so nemmeno che caspita di SCP sia questo, cioè non so se è un SCP o meno, secondo me sì. È tipo un SCP che porta appunto in altre dimensioni, ma appunto però non ha nemmeno il codice identificativo dell'SCP. Non si sa nemmeno se è Euclid, se è Keter, non si sa il numero, non si sa niente. Se voi magari ragazzi nei commenti sapete per favore dirci che numero potrebbe essere questo letto, ci fareste un favore così almeno lo possiamo ben... categorizzare nella giusta cella, ecco, nella giusta sezione degli SCP, perché appunto c'è la sezione degli Euclid, c'è la sezione dei Keter e tutto quanto. Allora, da questa parte invece si va, vediamo un attimo, no,
Però non è che ci sia molto qua, vedo. Però tu, Ma è Nick. tutto. Ma c'è un fungo comunque. C'è un fungo. Ma vabbè, sì, questo lo vedo anch'io, grazie al cavolo. Vediamo, questo fungo, ecco, anche questo dovrebbe essere Despair Mushroom, che non so esattamente cosa voglia dire, però praticamente dovrebbe essere una sorta di fungo morto. Ecco, anche queste fanno male. Vedi, è una dimensione totalmente strana, totalmente particolare e diversa dal solito, ecco. Invece, se io tipo prendo questo legno, com'è che. Allora, prima. Nick, ma questo qua è Cos'è? il legno di sangue, fatto di Ma che sangue proprio. schifo! Sì, è tipo mi dà. Ma che figo in realtà. Mi dà tipo Sì, le che planks. bello, ma fa anche schifo. Mi dà le planks di legno, Di sì, di sangue, sangue, cioè. esatto. Vabbè, mi sono un attimo confuso, può capitare a tutti nella vita. Adesso vediamo un attimo. Il legno morto, adesso questo legno di sangue. Questa dimensione qua mi inizia a non piacere. Ma tu dici, guarda, tutta grigia, piena di legni morti e di Tutta brutta, sangue. tutta triste. Sì, ma perché secondo me è un po' particolare per questo motivo qua, perché appunto abbiamo trovato questo letto e questo letto Adesso probabilmente un altro porta. pezzo di legno, magari un altro tipo di legno ancora, può essere secondo In te? un'altra dimensione. Guarda, un altro tipo di legno, sì, potrebbe anche essere. Fondo. Guarda, poi c'è anche la Netherrack, quella là del Nether, comunque Del Nether. dell'inferno. Però sai come un po' l'inferno sarebbe mica il Sta Nether. bruciando del legno. Vedo. Vabbè, è normale, è pieno di lava. Allora, cerchiamo di instradarci però giusti, perché comunque qua, ok, ci sono cose comunque particolari, strane, diverse dal solito, però non so se c'è qualcos'altro di diverso oppure no. Io ho sentito che in questa dimensione c'è qualcosa effettivamente di strano e di particolare. Però dobbiamo ben capire cosa c'è, perché all'interno, ecco, tipo qua Non è che ci sto. sarà qualche popolazione, magari un villaggio, qualcosa del genere? Io ho saputo che c'è tipo Herobrine. Ah, anche qua. Sì. Non, allora, non so se è veramente così. Ho sentito delle voci che dicevano questo. Però non so, appunto. Non so Allora, veramente. perché ci siamo entrati? Perché Nick l'ho trovato. Qualcuno arriva e ci ammazza. L'ho trovato, capito? Siamo esploratori, dobbiamo vedere i nostri SCP. Non è che possiamo così andare a caso e metterli in una cella a caso senza poi capire Ma sì che si può che fare. rischio effettivamente danno. Eh no, scusami. Allora, vedo una lunga vasta. Volevo dire, una vasta lunga di pianure. Certo che comunque oggi sono proprio Non è molto particolarmente. pianura questa, però, cioè non è neanche molto lunga. Infatti, allora, prima di tutto è molto distante. Se tu vedi la lava lì, cioè è molto ampia Ma nel caso come. c'è una distesa ampia di lava, troppo ampia. Vedo. Poi lì, guarda. Se andiamo da questa parte, in teoria io ho visto qualcosa da questa Buonissimo, mi parte. viene in mente una cosa, questo qua potrebbe essere tipo il mondo, l'overworld, però dove al posto dell'acqua c'era lava, dove la terra è tutta morta, gli alberi, le foglie non ci sono perché è tutto morto. Potrebbe benissimo essere, potresti aver ragione questa cosa. Chissà, magari potrebbe trattarsi di un'anomalia. In realtà, guarda, Nick, io, dato che è un letto quello in cui siamo andati, secondo me noi siamo dentro un incubo. Cioè, questa non so se è una vera dimensione, potrebbe essere un semplice incubo, oppure potrebbe essere una dimensione fatta di incubi, appunto. Magari di incubi che succedono addirittura nei veri incubi, quindi nel mondo reale. Tipo, hai presente, no, che gli incubi sono Facciamo terribili. che se moriamo qua, moriamo anche nella vita reale. Potrebbe succedere, io spero non succeda mai, ma potrebbe benissimo succedere. Chissà che magari adesso troviamo anche qualcosa di strano che ci ammazzi, appunto. Io spero di no. Insomma. Stavo bruciando nella lava. No, ecco, stai attento a non bruciare, mi raccomando, perché se no ti devo punire. Cioè, nel senso, ti devo mettere nella cella con gli SCP, tipo con lo Shy Guy. Guarda che lì è brutto, perché lui ti fa cose un po' particolari, insomma. Ma solo se lo guardo, però. Se non lo guardo non mi fa nulla. Allora ti metto nella cella con il mostro del solletico. Che tipo ti fa il solletico? Dunis, c'è l'Oldman dietro di Oh, te! dove? No, non mi dire. Oh, porca Ma ce miseria. No. ne sono due! No! Oddio. Come ce ne sono due? No, non mi dire, Nick. Prendi la tua cosa, la tua portal gun. Veloce, veloce. Lì. L'altro non lo vedo più! Allora, Se n'è andato! come non. Ah no, è qua No, sotto, è è qua qua sotto! sotto. Vieni, forza, prendilo con. Passa attraverso i blocchi. Porca L'ho miseria, Nick, guarda che così non. Cioè, devi riuscire a prenderlo. Devi. Non il blocco, preso, l'ho l'Holdman. Ok, preso. perfetto. Allora, adesso facciamo così. Non si sa. Non sappiamo perché ci sono gli Holdman in questa caspita di dimensione schifosa. Che più schifosa non si può. Però, praticamente, cosa che dobbiamo fare? Dobbiamo metterli nella lava immediatamente. Perché. Ma tanto non muoiono. Però almeno comunque stanno intrappolati e noi possiamo scappare. Ok, allora, come caspita faccio così?
Ok, perfetto. Forza, andiamo, scappiamo prima che sia troppo tardi. Andiamo. Però vedo che comunque non ci stanno seguendo, quindi questo è positivo, Nick. Meglio, meglio. No, scappiamo. No, no, no. Oh mio Dio. Sono andato a finire nella lava. No, a te... morto. Non mi dire, non mi dire. No, sei vivo, vero? Sei vivo, per favore. Sì, sì, sono vivo. Okay. Tantissimo. Allora, Nick, noi due siamo morti e stiamo ritornando lì per vedere se il letto c'è ancora oppure no. Però, devo dire, allora, mi aspettavo peggio, pensavo di perdere comunque tutte le cose, ma probabilmente, dato che era comunque una dimensione del sogno, no? Probabilmente non abbiamo perso gli oggetti perché appunto era semplicemente comunque un incubo. Tutto ciò che stava succedendo era un incubo. In effetti allora, anche... Allora, la domanda è perché c'erano gli old men là dentro? Esatto, era proprio questo che stavo pensando, ci stavo arrivando. Infatti, guarda, è una cosa molto particolare questa qua che è successa. Però per fortuna abbiamo il letto, che praticamente lo metteremo immediatamente in una cella SCP. Vediamo se questa qua va bene, e, sinceramente non so. Prendi anche la radio, guarda che è importante. Dov'è la radio? Eccola. Anzi, guarda. Non so perché era là. Non lo so, boh, non è che magari lei sia stata... l'avrò buttata per sbaglio. Può essere. Allora, vediamo se qua dentro magari c'è... Potrebbe andare anche se sinceramente... No, ok, qua dentro no, Nick. Qua dentro no, qua dentro ancora no. Ok, allora, perché praticamente, evidentemente, certi pianeti non sono ancora pronti del tutto. Io direi per questa volta possiamo anche finire qua e pensarci un'altra volta di metterlo appunto in trappola. Allora, ci pensiamo nel prossimo episodio. Però intanto il letto è comunque nel nostro inventario, è al sicuro, è al protetto, entriamo anche all'interno del nostro laboratorio e intanto aspettiamo che la fondazione continui questi caspita di... pianeti volanti. E beh, vedremo quali altre avventure ci aspettano nei prossimi video.